Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un luogo misterioso che si dice sia infestato e che si trova nella mia città. Si trova in particolare sulle alture di Voltri, che è un quartiere di Genova. Mi riferisco alla Casa delle Anime o Locanda Infestata di Voltri, perché su internet è conosciuta anche in questo modo. Si tratta di una locanda antica, abbandonata per anni e recentemente restaurata. Questa locanda fu costruita a metà del 1700 e gestita da una famiglia che è diventata famosa per i suoi delitti atroci. Praticamente questa famiglia ospitava le persone all'interno della locanda, cercava di capire se la persona poteva essere ricca o meno e se veniva a sapere appunto di qualche ricchezza in possesso dell'ospite, non faceva altro che derubarlo e poi ucciderlo, mettendo il corpo in una fossa comune che si trovava vicino alla locanda. Quindi la reputazione di questa famiglia era veramente terribile, furono scoperti, arrestati e condannati a morte. Quindi sono stati fermati, però comunque quello che hanno fatto negli anni è stato veramente atroce, perché hanno alle spalle un innumerevole numero di omicidi, oltre che di furti, e soprattutto i cadaveri che venivano lasciati in questa fossa comune adiacente alla locanda. Poi per anni è rimasta vuota, abbandonata, fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando una famiglia in difficoltà ha trovato rifugio all'interno di questa locanda. Poi, dopo poco tempo, durante la notte, hanno cominciato a sentire dei rumori inspiegabili, dei lamenti, hanno trovato dei vetri rotti, dei bicchieri per terra e non hanno saputo dare nessuna spiegazione. Gli eventi sono andati avanti per un po', fino a una notte particolare in cui alla loro porta si è presentata una donna dall'aspetto ultraterreno, vestita di bianco, con un fortissimo profumo di rosa che chiedeva informazioni circa il suo amato scomparso e mai più ritrovato. E si sono resi conto quasi subito che quella donna non poteva esistere davvero, perché si riferiva ad un'epoca lontana e soprattutto perché da lì a poco è sparita sotto la loro vista. Da quel momento la famiglia si è spaventata di più e ha deciso di abbandonare la casa. La casa è rimasta abbandonata per tantissimo tempo, è stata restaurata di recente, però ci sono delle persone che continuano a sostenere di avere le visioni di questa donna. In particolare, nelle notti di luna piena, sembra che questa donna appaia. Ha questo vestito bianco, questo forte profumo di rosa e chiede informazioni riguardo al suo amore perduto e mai ritrovato. Ci sono tantissime testimonianze in proposito, magari in parte si tratta di suggestione, in parte potrebbe esserci anche qualcosa di vero. Quello che io so è che questa locanda è stata restaurata e che i nuovi proprietari per il momento non sembrano aver assistito a fenomeni di questo genere, però ci sono delle persone che continuano ad andare a vedere da fuori questa casa, questa locanda e affermano di sentirsi inquietati, di avere comunque delle sensazioni particolari, di sentire una presenza. Ci sono delle persone che addirittura si sono sentite toccate da una figura che poi non era presente, quindi sicuramente c'è qualcuno che ancora oggi avverte delle presenze. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, se secondo voi c'è qualcosa di vero, se si tratta di suggestione. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.